adesso. Sì, sì, sì. Va bene, facci vedere qualche esercizio allora su questa batteria particolare speculare. Ok, vi spiegherò poco per volta le varie possibilità. Benissimo. Allora, vediamo questi movimenti circolari adesso sulla batteria cosiddetta speculare e, attraverso una figurazione semplice, una swing triplet, una terzina, incastro, cassa e tamburi, e, di modo che si possa vedere attraverso un esercizio semplice, si possa vedere questo movimento, questa serie di movimenti. Lo farò magari anche con un La 2, con un Paradiddle. Questo ci permetterà di prendere, diciamo, confidenza con questi movimenti. Vi ricordo sempre che chi è interessato a una cosa del genere comunque dovrà avere un Charleston molto basso e quindi poi spostare questi movimenti, questi esercizi anche a figurazioni più complesse. Ok, adesso farò una serie di esempi più lenti, più veloci, fino ad un incastro, diciamo, di movimenti magari contrastanti, uno a sinistra, l'altro a destra, quindi cercate di osservare i vari movimenti che noi faremo in questa in questo esempio. Altro brano molto interessante, questo che andiamo ad ascoltare, si intitola Don't Play With Fire ed è stato scritto da Beppe Crovella, che è il produttore della tua video ed è anche il tastierista col quale hai formato gli Arti Mestieri negli anni 70 e i primi LP degli Arti Mestieri sono stati ultimamente ristampati e sono distribuiti dalla Vinyl Magic di Milano. Questo brano è un rock blues dove tu fai un accompagnamento con un crescendo di interesse. Certo, spiegaci certo. Di cosa si tratta. Il crescendo di interesse, diciamo che è un'indicazione per gli studenti. Un professionista chiaramente non ha bisogno di queste indicazioni. Sono accompagnamenti semplici alla base che vanno ad un interesse graduale, cioè a un inserimento di piccole variazioni nel tempo che si spostano durante il brano. Man mano che cambiano le parti del brano, il tempo si modifica leggermente per non rendere noiosa la
l'accompagnamento. Questo brano lo interpreti insieme a Beppe Crovella stesso alle tastiere, a Logan Hammond, e insieme a Giovanni Faga al basso. E al fondo di questo brano... Al contrabbasso, giusto. Al fondo di questo brano c'è un mini assolo in senso circolare su questa batteria speculare. Visto che il brano era semplice, era divertente per questo, alla fine diciamo ci sono delle misure, prima dello stacco finale, delle misure che fanno vedere un attimo questo movimento circolare che nel rock rende molto bene, quindi è divertente, è una cosa simpatica. Che poi è una cosa abbastanza peculiare tua, che puoi esprimere su questo senso speculare. Come visto. Bene, ascoltiamo allora Don't Play With Fire. Okay.